Buonasera amici, buonasera a tutti, benvenuti ai Voice for Music. Allora, abbiamo visto le fasi eliminatorie di questo concorso, i ragazzi si sono sfidati, ma chi non è stato pescato, chi non ha vinto verrà ripescato e quindi noi gli diamo la possibilità di sfidarsi, quindi due concorrenti si sfidano ma solo uno potrà passare. Grazie e ringraziamo Marco Vito, Gianna Martorella, Enrico Palmosi, produttore dei Modà, Luca Venturi, produttore artistico, il nostro opinionista Alex Marton e Robert Steiner, attore, musicista, produttore e chi più ne ha più ne metta. Ciao Robert. Ciao a tutti. Allora, tu questa sera sei qui proprio in fase, diciamo, ti puoi divertire, puoi dare giudizi. Non giudicare, sei sereno stasera. Io sono sereno, ma sono agitato per loro perché ne ho fatti anch'io a suo tempo di concorsi e so come ci si sente a stare là dietro. Non vorrei essere uno di loro in questo momento. Perfetto, allora diamo un in bocca al lupo a tutti. Un in bocca al lupo a tutti e, come si dice in questo settore, non ve lo dico in onda. Partiamo con i primi sfidanti. Maria Aiuto e Stefania Rilievo. Inizia a cantare. Eccola. Prego il microfono. Canta It's Hope So Quiet. Maria Aiuto. Rilievo. Canta La gelosia. Proverò a dirti che vado via.
prossima sfida, Alessandra Lanzillotti contro Alba Iaia. Alessandra Lanzillotti, prego. Canta Se bruciasse la città. Adesso sei, tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Sfidante Alba Iaia! Canta Dimentico tutto! Il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai. Non la vedi mai la tua strada, e quando ti accorgerai ti sembrerà un'altra storia, è quella che lascerai e non si toglie più l'odore della paura, a meno che tu non ricordi com'era. Può stupirci ancora tante volte questa vita è forte. Lo guarderai come fosse l'unico al mondo, e negli occhi che rimarrai come fosse l'unico al mondo. E se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo, tu sempre più lontano, e tutto il bene sei tu, perché destino ci spezza, e perché non vuoi più, più nessuna tristezza. Può stupirci ancora tante volte questa vita è forte, trova le risposte e tanto dimentico tutto. Prossima sfida è tra Marila Genovese e Giulia Puzzu. Marila Genovese, canta Volami nel cuore. Non andare via per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì ma poi ti butto via, via dalle mie mani, c'è un deserto senza fine.
Abruzzo. Canta Chasing Pavement. Prossima sfida tra Giorgio Picciolini e Martina Marino. Giorgio Picciolini! Canta Baila Morena! La musica è musica. Come on. Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila bombo. Sei cosa sexy, cosa sexy teen. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. Yeah. Devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Inferno e paradiso dentro di te, la luna e il sole guarda come brilla, baby. Tonight is on fire. Siamo fiamme nel cielo. Martina Marino! Canta Cambiare! Ma io non dormirò.
prossima sfida è tra Maria Fatima Mascia e Veronica Romano. Maria Fatima Mascia! Mascia canta Amore di plastica. Facciamo un applauso anche a Federica, la nostra valletta. Veronica Romano. Canta Ti sposerò. Resto immobile come un albero che si rassegna a guardar le sue foglie che cadono. Complici anche quando si tratta di farsi del male, evitarti convinto che io ci sto male. Pure che son pazza, ma so che ti sposerò. Se facciamo l'amore, ti convincerò. Portami dove è buio, perdiamoci. Dove il rumore del silenzio lo trasformeremo in musica. Siamo arrivati all'ultima sfida della serata tra Giuseppe Guarnieri e Roberto D'Ambrosio. Giuseppe Guarnieri! Giuseppe canta ancora. Notte alte sono sveglio, sei sempre tu mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene, ti penso.
fossi un angelo tu. Non mi fai volare in alto quanto lei. Roberto D'Ambrosio. Canta Cercando te. Nella prossima puntata sapremo chi è passato e chi non è passato alla finale. Quindi voglio ringraziare i nostri giudici, Marco Vito, e Gianna Martorella. Volevamo sapere da voi un'opinione della serata. La mia opinione? Ma sì, quello che pensate. Mia o di qualcuno? Ma come vuoi tu, c'hai intanto mille personaggi. Ecco, intanto sentiamo l'opinione vera di Marco, eh? Vai Marco! Beh, no, devo dire che sono piacevolmente sorpreso, nel senso che in queste sfide hanno tirato fuori la grinta che forse in alcuni casi non avevamo sentito prima. La sfida li ha spinti molto avanti, li ha scaldati molto e abbiamo sentito veramente degli scontri interessanti. Chiaramente ognuno di noi ha le sue preferenze, però sono contento della loro grinta, insomma. Grazie Marco. Non è stato facile, però insomma abbiamo dovuto scegliere il migliore, anche se effettivamente il livello era alto. Ma Valeria Marini vi vuole salutare. Effettivamente sono stati tutti molto bravi ed è stato difficile, però ce l'abbiamo fatta. Un bacio a tutti, grazie da Valeria. Ciao Valerona, grazie. Luca Venturi. Ma sicuramente è stata una bella sfida. Io per quanto riguarda me, credo anche Chicco, abbiamo scelto il meglio tra i due, il migliore tra i due, per cui in bocca al lupo a tutti. Grazie Enrico. Tutto quello che dovevo dire l'ha detto lui, quindi è stato un po' più difficile del solito, anche perché adesso non sentivamo, per cui solo a vedere non ci siamo sentiti a nostro agio, che abbiamo bisogno di sentire. Ruolo nuovo, eh? Sì, esatto. Grazie.
Mi avvicino al nostro opinionista Alex Marton. Io sono molto felice perché tante voci che erano state scartate con pezzi diversi hanno reso molto di più, e quindi questo è un incoraggiamento anche a chi proprio non ha potuto andare al ballottaggio, perché sono tante le cose che influenzano il pezzo, l'emozione, quindi un applauso a tutti. Quindi cambiare aiuta. Grazie Alex. Robert Steiner. Allora, dare un'opinione è difficile perché io li ho trovati tutti eccezionalmente bravi, ma non si può parlare di bravi o meno bravi. A quest'età siete tutti quanti, e lo dico anche ai ragazzi che sono qui, che non sono tra i finalisti, quelli che sono stati scartati, siete tutti quanti all'inizio del vostro cammino, quindi non si può dire bravi o meno bravi. A quest'età si può dire più allenati, meno allenati, ma voi continuate a studiare, continuate a fare queste esperienze, e questo è un gioco, divertitevi a farlo, e presto potrete diventare le più grandi star del mondo. È detto da Robert Steiner, tutti noi ci crediamo. Amici, io e Federica vi salutiamo, ciao, alla prossima puntata, buonanotte.